Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, stiamo per affrontare un'altra missione secondaria. Fermati e spara, ovviamente siamo su Destiny 2. Vediamo un po'. Ah, sei tu? Eccellente. Abbiamo un'opportunità unica. Caro Devrim, hai appena pronunciato le parole magiche. Ah, Cade 6. Sono contento che tu sia qui. Certo che lo sei. Allora, ascoltami bene. Abbiamo un'opportunità unica. Dev, diglielo. Sì, ma me l'ha già detto lui. La Legione Rossa intende potenziare i sistemi energetici della loro base. Per il momento sono passati ai generatori ausiliari. Il che significa che potenzieranno anche la sorveglianza. Me ne occupo io. Le unità della Legione Rossa nell'area avranno chiavi di sicurezza. Prendine bene un po' e potremo entrare. Chi è che spara? Visto che ci tiene a morire. Scusi, dove scappa? Ancora? Niente? Ci sono le piante di cemento armato. Dai, datemi un'altra, me ne manca. Bravi. Ok, bastano per sintetizzare un nuovo codice di accesso ed entrare. Si possono ottenere codici sparando ai cattivi. Devo dirlo al mio spettro. La legione è paranoica in tema di sicurezza. Quel codice non durerà molto. Come tutte le cose belle, voi due datevi una mossa. Sì, sì, stia tranquillo. Per fortuna abbiamo il nostro astore fedelissimo. Mi scusi, eh? Ok. Lì c'è un incendiario che se lo colpisco dietro esplode. Perfetto. Usiamo i codici di accesso. Campo scompare? Di forza disattivato. Ma ce ne sono molti altri. Ecco qua. Troppo complicato. E se interveniste diversamente? Tipo con così una bella esplosione? Siamo nei guai. Le difese sono collegate al sistema di allarme. In effetti. Soliti guardiani. Bella trovata. Cioè. Oh no! Se sono collegati, disattivare le barriere dovrebbe farci guadagnare tempo prima che si attivi l'allarme. Ok, grande. Dove dobbiamo andare? Allora, di qua non ce ne stanno batterie. Di qui. Ora dovrebbe essersi aperto. Infatti. Ok, passiamo alle armi di distruzione di massa. Hai rotto le palle! Chi c'è? Scusami, tu che volevi fare? Volevi scappare? Allora, qui c'è un'altra batteria. Bene così. Dove sta la batteria? Eccola. Era l'ultimo. Rilevo i generatori ausiliari più avanti. Finalmente il nostro bersaglio. Disattivali e l'improvviso calo energetico dovrebbe sovraccaricare i sistemi connessi. Vorrei tanto esserci per godermi. Ah, maledetta falange. Mai una gioia. Scusi, sono alle spalle.
Grande. Liscio. Allora, il centurione lo ammazziamo così. Al piede, alla faccia, ancora. E mori. Ok, è morto. Granata. Sentite voi, però... dovete venire pure di qui. Ok, basta. Piazza pulita? Un regalino? Ok, allora dobbiamo distruggere i generatori. Che non ho capito. Ah, ok. Wow, la tecnologia Kabbal non regge proprio le fluttuazioni energetiche. È esploso qualcosa? C'è stata un'esplosione? Sì. Com'era? Adeguata, niente di speciale. Credo che sia una modifica per un sistema di filtraggio dell'aria, a sua volta una modifica per questo generatore. Ma i cavalli non respirano la nostra atmosfera. Perché l'hanno costruito? Ok. Altro generatore andato. Che cosa stava guardando prima, lo spettro? Niente? Non so, sembrava come se stesse guardando qualcosa. Boh, vabbè. Andiamo, andiamo. C'è un cazzo di colosso qui. E mori. Eccolo. È morto, è morto. Sì, è morto. Ok. Ah, mancato. Ultimo generatore. Fatto. Prendi questa, Legione Rossa. Ora abbiamo il potere. Non esaltiamoci troppo. Che ne pensi, Dev? Penso che ti attacchi troppo ai giri di parole e che le loro azioni siano più ficcanti delle parole, soprattutto delle tue. Diglielo. Sto facendo la figura dello scemo. I grandi misteri della vita. Bene, ragazzi, è andata bene, eh? Allora, vediamo qual è la nostra prossima sfida. Andiamo a base Erebo e faremo quest'altra missione antiaerea. Bene, bene. Allora, dai, io dico di farla. Tanto non è durato tantissimo. Andiamo. Ci siamo arrivati. Ovviamente siamo circondati da nemici. È pur la base dei Kabbal. C'è nessun altro che vuole morire? Di qua ce n'è uno. Oh, salve. Iniziamo l'avventura anti-antiaerea, vai. Benvenuti alla base Erebo, dove il divertimento non finisce mai. Speriamo. Per fortuna li cogliete impreparati.
La Legione Rossa è ancora scossa dalla morte di Gaul. Quindi abbiamo incrementato le incursioni aeree. Morte di Gaul. Hanno aumentato le difese della base. Sembra una specie di fuoco di contraerea. Riusciresti a scoprire qualcosina in più? Certo. Ma Gaul non è morto, è morto il luogotenente, quello che abbiamo ammazzato un paio di episodi fa. Non vorrei aver fatto uno spoiler a questo punto, magari perché la missione secondaria andava fatta dopo la fine del gioco. Bello. Avevi ragione, Devrim. Hanno piazzato delle torrette antiaeree su tutta la base. Bene. Visto che avete mandato la legione in paranoia, scommetto che sono ben difese. Quindi che dobbiamo fare? Andiamo dentro base Erebo? E andiamo. Scusate, non ho tempo. Io vado, eh. Grazie, gentilissimi. Sarà per la prossima volta. Dai. Oppela. Ah, c'è il boss? Sembra familiare, ma guarda fuori dalla finestra. Vuoi dire che riesci a vedere le torrette? Sì. A malapena, dobbiamo trovare il modo di arrivarci. Vabbè. Scusate, eh. Abbiamo ottenuto i codici? Ok, armi grosse. Che cazzo? No, si è scollegato il controller. Porca vacca. Via. Cazzo, dov'è il cavo? Minchia, proprio adesso doveva succedere. Porca vacca. Scusate. Mannaggia. Un attimo, stiamo arrivando. Ok. Ora dovrebbe essere a posto. Scusi, maledette psionici che mi colpiscono da lontano. Abbiamo quasi finito i proiettili, ma ecco, carichiamo, va. Minchia, preso. Ci sono munizioni qui in giro? No, eh? Niente, vabbè. Ci siamo quasi, ma è tutto bloccato. Eh sì. Siamo davvero mandati in paranoia. Stupendo, eh? Sarà stupendo quando avranno raggiunto e smantellato quelle torrette. Salve! Colpito. Minchia, in testa il centurione è esploso male. Come esploderanno male questi due? Preso. Liscio. Dove vai? Dove vuoi andare? Perché non lo prende sto coso?
Torniamo a mettere i codici di sicurezza per uscire all'esterno. Anche le fonti di energia delle torrette sono schermate. È davvero troppo. Portami a una console, ci penso io. Ok. Il problema è arrivarci. Vai. Oh, bene. No, non si fa così. Come minchia faccio ad arrivare lì? Interagisci. Avete rotto le strapalle. Ok, questa l'abbiamo fatta, quindi. Ok. Che cazzo. Fino là non lo raggiungevo, sicuro. Ok, morto. Vieni qui, vieni. I cani. Benissimo. Che ci abbiamo qua? Dai, interagiamo, disattiviamo un'altra torretta. Facevano il bello e il cattivo tempo su Marte. Ora la loro macchina da guerra è sulla Terra. Un giorno riusciremo a cacciarli via dal sistema, vero? Speriamo, dicevamo così anche dall'Alveare, invece ce li siamo trovati su Saturno. Questa? No, ancora. Madonna, stavo cadendo. Sto cadendo. Non cado più. Per fortuna stiamo trovando munizioni in grande quantità. Allora, quella roba è schermata, quindi suppongo che la dobbiamo sparare. Ok, fuori una. Due. Tre. Manca l'ultima. Le navi della Legione Rossa volano radenti sulla chiesa. Attenzione! E gli altri dove cazzo stanno? Ah, di lì? Affanculo, mi è venuto un infarto. Mi hanno fatto prendere un colpo. Ok. Minchia. Stazioniamo? No, sono quattro rincoglioniti, su. Mamma mia. Dove sta? Ok, è qui.
e l'altra è qui. No. Ok, torretta distrutta. Altra torretta. Tutte le torrette distrutte. Fuochi d'artificio. Abbiamo finito. Vorrei tanto andarmene da qui, ma... ci sono due generatori che stanno ricaricando i loro carri pesanti. E sapete cosa facciamo noi ai carri? Lo so bene. Che sarebbe? Ah, ok. Volare. Che devo fare? Ah, eccolo qua. Ok. Forse l'episodio è venuto un po' lunghetto. Fuggi dalla base, come si fa? Devo tornare indietro. Scusate, non ho tempo da perdere. Quella è la nostra via di fuga. Possiamo fare un'altra cosa prima di andarcene. Ricordi, tipo ammazzare sti tipi che abbiamo disattivato con la faccenda dell'orologio. Tra poco sarà nuovamente operativa. Quale faccenda dell'orologio? State sfidando la sorte. A volte è l'unico modo per vincere, Dev. Dicevo, probabilmente questo episodio è venuto un pochetto più lungo, però ne valse la pena, raga. Che dobbiamo fare? È la Madonna. Dovrebbe essere ufficialmente terminata adesso. Ancora? Vabbè, andiamo. Mi stiamo uscendo da base Erebo. Perfetto. Quando quel cannone proverà a sparare, la Legione Rossa avrà una brutta sorpresa. Perché aspettare? Ottima osservazione. Diamo il via alla sequenza di fuoco da una console di manutenzione. È lunghetta sta missione secondaria, eh? Andiamo? Iastore, vai! Sale? No, non sale. Oh, sta ringoglionito. Oh, e dai, eh. Scusate, eh. No, non è di qua che si mette. Interagiamo. Che fa? Grande. Oggi voi due vi siete proprio guadagnati la paga. La Legione Rossa sarà furiosa. Peccato che non mi pagate. Posso suggerire di fermarci qui prima che l'intera base vi crolli in testa? Ah, ti preoccupi troppo, Devrim. Non so cosa ti sia preso, ma mi piace. Bene ragazzi, allora stavolta ci lasciamo veramente qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Io torno un attimo al rifugio, perché abbiamo un po' di roba da decifrare. Un bacio.